situazione grave che mandino, invece di, cioè, invece di rispettare un accordo, mandino uno schieramento di polizia che è, cioè, è una cosa allucinante. Ieri c'erano 9 camionette della polizia contro i lavoratori, a mani nudi loro con i bastoni. Mi sembra una cosa allucinante questa qui. Cioè, una... Quindi chiediamo di nuovo al prefetto nuovo che si prenda responsabilità, che ha, cioè, questa è la sua responsabilità e quindi deve prendersela, non deve far finta di niente. Noi abbiamo già mandato le lettere, Lega Coppa ha chiesto l'incontro, Codefri ha chiesto l'incontro, si prende responsabilità, sennò se ne vada a fare un altro lavoro, cioè, vada un altro lavoro, questo è il suo lavoro e deve prendersi la responsabilità di questo, ok? Per quanto riguarda Granarolo, che ha comprato una pagina intera per dire noi non c'entriamo niente, ti risponde Fulvio, che è molto parte di questa cosa, è Fulvio, cioè su questa cosa qua che non c'entriamo niente. Cioè. Mercoledì non c'è già un incontro? Mercoledì c'è un incontro formale, nel senso, io sentendo il prefetto mi ha detto vieni all'incontro col prefetto. Io gli ho detto guarda, non me ne frega niente dell'incontro col prefetto, voglio la riapertura di un tavolo trattativa, perché le informazioni voi ce l'avete già. Cioè, non è che dobbiamo stare a perdere del tempo. E ribadisco, noi non ci fermiamo, questo è chiaro, perché siamo stati presi in giro dalla prefettura, Lega Coppa e tutto. Siamo stati presi in giro noi. Noi siamo la parte, cioè, lesa, noi dobbiamo fare denuncia, altro che, cioè, siamo stati presi in giro. Hanno le firme, abbiamo gli accordi, se volete vendiamo, perché la carta è questa. Io non posso dire no, non è così, questa è la carta. Quindi, cioè, i fatti sono questi. Quindi non abbiamo più voglia di essere presi in giro. Non ci fidiamo più né della prefettura, né della Lega Coppa. Le parole non sono più sufficienti per noi, ok? Ci vogliono dei fatti, che sono l'assunzione dei lavoratori, intanto il tavolo della trattativa con tutti questi personaggi, e l'assunzione immediata dei lavoratori, se no noi non ce ne andiamo da lì, devono capire questo, ok? E il prefetto, ribadisco, faccia il suo ruolo, perché questo è il suo lavoro, io faccio il mio, lui fa il suo, che lo faccia. E per quanto riguarda la lettera e tutto,